La leggenda della Befana. Tanto tempo fa, tre saggi partirono dal lontano Oriente. Erano i magi, diretti a Betlemme per rendere omaggio al bambin Gesù, appena nato. Il loro viaggio fu lungo e faticoso. Attraversarono pianure sconfinate e fiumi impetuosi, montagne impervie e deserti roventi. Una sera i tre saggi bussarono ad una casetta lungo la strada in cerca di ospitalità. Fu una donna ad aprire la porta, una ragazza bellissima che viveva da sola. Non chiese nulla ai tre stranieri, ma li accolse e servì loro una cena coi fiocchi. Poi preparò tre stuoie nella sala accanto al focolare e li ospitò per la notte. Il mattino seguente i magi ripartirono, dopo aver ricompensato la ragazza per la sua ospitalità. «Dove andate con tanta fretta?» «Andiamo a salutare il bambino Gesù!» «E come lo troverete?» «Seguiamo la sua cometa! Vuoi unirti a noi?» «Vorrei, ma devo finire le faccende di casa! Poi partirò anch'io!» La ragazza tornò dentro e riprese i suoi lavori. Quando finì, i tre saggi erano già partiti. Così prese un sacco pieno di uva passa, frutta secca e dolci e si mise in viaggio verso Betlemme. Quando arrivò, scoprì che il bambin Gesù non c'era più. La sua famiglia era scappata per sfuggire al re Erode, che voleva uccidere il neonato. La delusione della ragazza fu grande. Ormai la stella cometa era scomparsa. Come avrebbe potuto trovare il bambin Gesù? Ad ogni modo, non si scoraggiò. Prese il sacco e si mise in viaggio. A ciascun bambino che incontrava lungo il cammino, distribuiva qualche dolce, nella speranza che fosse Gesù. Quella ragazza ormai è una vecchina, ma il suo viaggio ancora non è finito. Continua ad attraversare i paesi del mondo, donando i suoi dolci ai bambini, nella speranza di incontrare un giorno il Figlio di Dio.